Passiamo poi al 1930, quindi facciamo un passo indietro e tiriamo fuori un altro profumo fiorito. Come potete capire, in quell'epoca i fiori andavano molto. E questo profumo, 1930, esplode nel momento della grande depressione economica, nel senso che Jean Patou aveva deciso di regalare ai propri clienti Joie, quindi un po' di gioia in quel momento di infinita tristezza, e lo fa mettendo sul mercato quello che all'epoca era il profumo più costoso al mondo, 10.600 gelsomini per produrre questo profumo. E quindi quel profumo incredibile, tra l'altro dalle fattezze anche della confezione, che richiamavano un pochino anche il tappo di Chanel, quindi qualcosa magari possono aver preso spunto, e questo profumo ebbe un incredibile successo, e più che altro vi fa capire anche il fatto che chicche che venivano create solamente che come dono per gli avventori di quegli atelier. E parliamo poi ancora di un'altra fragranza, in particolare 1927, quindi un altro passettino indietro, potevo metterli in ordine cronologico, avete ragione. Parliamo di Arpège di Lanvin, Arpège di Lanvin che ha questa confezione bellissima e che ha come dire, il merito di aver fatto sì che si aiutasse a creare un'associazione, che forse da quel momento saltasse in mente a qualcuno che le note olfattive dei profumi e quindi anche la composizione di un profumo con architetture, accordi olfattivi fosse molto molto simile alla composizione di una sinfonia. E quindi dall'arpeggio di Lanvin, dedicato alla figlia che in quell'epoca studiava l'arpa, e quindi aveva deciso lei di chiamarlo in questo modo, si mette come dire, si fa fare una piccola svolta a livello proprio di anche terminologia al mondo del profumo. Ed è una fragranza chypre fiorita in questo caso, con note molto intriganti di neroli. Facciamo un passone indietro e parliamo ancora di Guerlain. Guerlain, sapete, quasi 200 anni di storia del profumo, quindi vanta cose incredibili. Di questo ve ne avevo parlato brevemente, ve ne avevo citato quando vi parlavo di questo video. Facciamo questo, in cui vi raccontavo del profumo di Kennedy. In questo caso, questo profumo che vedete si chiama Eau de Cologne Imperial e vedete ha la confezione cosparsa di apine, solo simbolo dell'impero napoleonico, quindi qualcosa che non è che si potesse usare così, non si poteva mettere le apine in giro. E con diciamo l'apice della bottiglia che ricorda l'apice dell'obelisco che è presente in Place Vendôme. Quindi intorno a Place Vendôme succedeva sempre tutto, non ve l'ho detto, Coty aveva aperto il suo negozio, la Lyk dietro in Rocambole c'era Chanel, insomma sapete, è Place Vendôme. E che cosa succede a Guerlain, che all'epoca aveva il suo atelier di profumeria nell'attuale ristorante dell'Hotel Meurice in Rue de Rivoli? Succede che grazie a questo profumo che lui aveva pensato, acqua di colonia, potesse curare i mal di testa dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, grazie a questo profumo lui diventò profumiere imperiale. Questo profumo è attualmente in vendita, tra l'altro non costa neanche tanto, siamo intorno ai 70 € per questa boccetta, quindi pensate un pezzo di storia che voi vi comprate così per 70 € magari anche in un Sephora forse, ma non credo. Poi parliamo di un altro profumo, quindi di un'altra azienda molto molto importante, Caron. Questo è pure Nom de Caron, un profumo del 1936 che prende e dà alle fragranze chypre come dire, una spinta a livello di architettura sulla nota della lavanda. Infatti questa è una lavanda con la connotazione verde molto molto interessante e molto molto impattante. A un certo punto questo profumo, diciamo che ha un po' superato tutti gli altri di Caron, e parliamo Caron di una casa storica, quindi fine 800 anche loro, un po' come Lubin e tante altre che abbiamo citato, e
E quindi questo profumo più prevalentemente maschile, anche se vi dico contiene la lavanda, lavanda fiore non fiore, perché è un fiore dal sentore aromatico, una componente di chiodo di garofano, la lavanda nel proprio interno, quindi utilizzabile però anche, utilizzato scusate, anche dal gentil sesso. Caron, un'icona anche questa. E poi invece andiamo più avanti. Andiamo più avanti e questo che vedete è il primo profumo di Hermès, Eau d'Hermès. Era un profumo cuoiato agrumato, scusate, è un profumo cuoiato agrumato che doveva, doveva essere l'interno di una borsa Hermès. Hermès, marchio legato a doppio filo col mondo del cuoio, perché selleria, eccetera, eccetera, mondo dei cavalli. L'idea era proprio quella, quando si apre una borsa Hermès e si mette dentro il naso, doveva sentirsi questo odore di cuoio misto ad agrumi, veramente inebriante. E credo di averveli detti tutti per ora. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questi profumi. Avevo pensato di fare un video, ma forse conviene farne anche qualcun altro, perché c'è veramente molto di cui parlare. Sicuramente li avrete magari sentiti, utilizzati da qualche parente, da qualche zia, da qualche nonna, perché molti di questi profumi sono molto ricchi. Alcuni li vengono chiamati, specialmente le fragranze cipre, profumi in pelliccia o da cofana, quindi sono sicuramente profumi molto datati, però sono profumi che in chiave vintage hanno una grande importanza e un grande senso di esistere, più che altro. Io sono molto orgoglioso di capire, diciamo, la qualità di questi profumi, di essere un po' immerso in questo mondo, perché sono dei pezzi di storia che a volte è un peccato vedere bistrattati, perché si preferisce magari comunicare al grande pubblico cose molto più frivole, molto più immediate, che durano anche molto meno ma che costano anche molto di più, piuttosto che invece raccontare da parte delle aziende che trattano questi profumi veramente che cos'è la storia e l'importanza che hanno avuto questi profumi per lo sviluppo della profumeria attuale. Quindi io spero che veramente non avervi annoiato con tutti questi dettagli, e se avete altre curiosità chiedetemi, se no ci vedremo con l'altro video con la storia. Ciao, buona serata. We have other two designers. We go back in 1927 and 1930. 1927, this is Arpège of Lanvin, and 1930 we have Joyeux of Jean Patou. Arpège of Lanvin is very intriguing at first because of the design of the bottle, but mainly because of the composition and the idea that the daughter of Lanvin, she was very fond of music, the idea that this perfume pushed in history about perfumery and music being barely the same in terms of compositions. In fact, in music you have notes, and in perfumery you have olfactive notes, and in this way you compose a perfume. So this arpeggio was really great. Like Joyeux of Jean Patou, Joyeux became very famous during the big depression, economic depression of the 30s, and in this depression, Jean Patou was very happy to give her customers a slight spray of joy to their life. But this light spray was very, very expensive. It was the most expensive perfume in the world in that period. Then we have other brands that I speak about being the most expensive perfume, maybe only because they put diamonds on bottles and not because of the raw materials. But let's not talk about this. Let's be back on joy. And joy of Jean Patou was using tons and tons, like I'm not good in numbers, but like 10,600 flowers, jasmine, to do this small composition and small bottle. Okay, then we
It's again from Edmund Rudnitska, 1951. The first perfume of Hermès has to have the duty of represent the smell or the perfume that you can smell when you open an Hermès bag. So you consider to buy a Kelly of Hermès, for example, and then you open the bag and you find this smell. This smell was leathery, spicy, and citric together, and this perfume is one of the best I've ever smelled from Hermès, because really it makes you feel like you are inside this wonderful bag. This is Caron Pur et Homme. It's 1936 perfume. This perfume, it's a fougère, aromatic fougère, with the main note of lavender. And lavender, it's the flower, not flower, because lavender smells like cloves. And so lavender is, you can use maybe from mainly for men. Even Caron, of course, has a lot of other milestones, like Tabac Blonde, for example, Parfum Sacré, and so on. Let's go back to the 19th century with Eau de Cologne Imperial of Guerlain. Guerlain, you know, started his store, his small store, in the actual restaurant of the Hotel Meurice in Rue de Rivoli, and Guerlain was very creative, and he started with soaps, then with perfume, personal perfumes, tailor-made, then with creams and makeup. Guerlain was very eclectic with the products he put on market, and when there was the biggest explosion of the Eau de Cologne after the Illuminist period, where people started to wash themselves again because they didn't fear the maladies brought by water, there was the spread of Eau de Cologne invented by Feminists, sorry, not Farina. There's the problem between Feminists and Farina, who was the real inventor. Inventor was Italian. In fact, of course, the Eau de Cologne is something with citrus notes, and the idea was for Feminists to take something from Italy, the smell of Italy in Colonia, where he was living. That was such a huge success that his how can I say, his helper, the boy that was helping him, understood the success of this product, and then started another company called Roger Gallet, trying to say that he was the owner of the formula of the Eau de Cologne, and blah 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 blah. But back to Guerlain, Guerlain with this perfume, which is the Eau de Cologne Imperial, 1853, and this perfume was the perfume that had to cure the headaches of the Empress Eugénie, the wife of Napoleon III. With this perfume, he became the imperial perfumer, and by this title he could use and put on the bottle all these bees that were the symbol of the emperor. So I hope you have not you're not down sleeping, but you have followed these small details that you can that can interest you, and more so that I can do another video.